La legge esoterica afferma che più un simbolo è semplice, più è potente in termini spirituali. La forza sostituisce la forma. Più si dissolve la forma, più prende corpo la forza. Se il nostro intelletto impara a essere ricettivo, l'ego si contrae e realizza l'annullamento dell'io, disprezzo della coscienza della propria importanza, dissoluzione dell'esistenza personale nell'impersonalità sacra. La mano destra è considerata di buon augurio, mentre la sinistra è di mal augurio. Una è luminosa, l'altra è oscura. Una mano illuminata, la destra, che non esclude la sinistra. Dalla mano destra del santo, sia benedetto, si emanano tutte le luci, le benedizioni e le libertà. Dalla mano sinistra si emana il rigore. Congiungendole, ogni rigore svanisce. Dio modella con entrambe le mani l'argilla per creare l'uomo. Unite, le due mani non si contrappongono, ma si completano, diventando una sola mano di benedizione e di misericordia che trasmette l'influsso divino. Dio mette un sigillo sulle mani di ogni uomo perché tutti riconoscano le sue opere. La mano sinistra rappresenta il passato, la destra il futuro. Congiungendosi nella preghiera, realizzano il presente, la mano di luce.